Salve a tutti lettori di Spazio Games, oggi siamo qui ancora a Gamescom 2017. In questo caso abbiamo provato VRC7, il titolo di Big Ben, che diciamo che cerca di riscattarsi un po' dopo il non grandissimo successo dei precedenti capitoli, un po' tutti uguali, un po' magari con quell'effetto patinato dell'asfalto. In questo caso però le cose cambieranno quasi sicuramente. Perché? Perché l'asfalto è cambiato totalmente, ma soprattutto le regole della VRC sono cambiate, e siccome cambia la VRC reale, chiaramente, essendo il gioco ufficiale della competizione, dovranno cambiare anche, diciamo, la resa dei veicoli e le regole in game. Quindi tutto da capo, circuiti in parte ottimizzati per questa nuova fisica dei veicoli, e una fisica completamente rivoluzionata che fa sì che le auto non siano più così semplici da guidare, da padroneggiare, ma che in realtà poi dopo fa sì che esse rendano al meglio e siano più scattanti e abbiano la capacità di entrare in curva molto 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 più precisa e rapida. Quindi davvero un progresso che si vede. In realtà non sappiamo ancora quantificare a livello di contenuti, che comunque sembrano esserci con il single player, il multiplayer giocatori, split screen, hot seat, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti, però in realtà dobbiamo aspettare veramente la versione definitiva per dirle di più. Comunque in generale l'approccio ci è piaciuto il fatto che ci sia voglia di cambiare qualcosa e di rinnovare, e questa spinta da parte della VRC reale in realtà è servita più di quanto potessimo aspettarci. Quindi per oggi è tutto per VRC da Gamescom 2017, un saluto lettori di Spazio Games, ciao!